C'è amiche, c'è amici, per la rubrica Top 5, i 5 feticismi più strani. Siamo abituati, diciamo, ai feticismi normali, che sono quelli del piede, della calza, di alcuni componenti, diciamo, la biancheria intima, eccetera. Però ce ne sono altri che sono abbastanza strani. Ad esempio, la siderodromofilia, che è il feticismo dei treni, cioè persone che si eccitano quando sono su un treno. È interessante come tipo di. D'altra parte, magari il movimento del treno comunque dà una particolare eccitazione proprio fare sesso su un treno. E poi ce ne sono altri, come questo, l'emetofilia, che. Il feticismo del vomito che boh, è abbastanza sgradevole, devo dire, come anche la coprofilia, quella legata agli escrementi, diciamo così. L'eccitazione nel vedere una donna, diciamo, o un uomo in questa condizione. E poi questo qui invece è particolarmente interessante, la galmatofilia, cioè eccitarsi per dei manichini nudi di plastica. E poi abbiamo l'ultimo che io, beh, insomma, almeno nella zona superiore sarei praticamente, non avrei speranze, diciamo, se trovo una che ha la tricofilia, cioè il feticismo dei peli e dei capelli, insomma. E, bene, questo giusto per dare un'idea su feticismi particolari i feticismi, diciamo, finiscono con una filia perché fanno parte delle parafilie, che sono, diciamo, come dire, secondo le teorie psicodinamiche, diciamo una canalizzazione della libido diversa da quella genitale, quindi dall'eccitazione normale. Ma dei feticismi ci sono in tutti gli esseri, diciamo, perché è evidente che alcune parti del corpo attraggono di più, però questi sono veramente, veramente strani, insomma, sono legati a delle percezione, dei vissuti emotivi particolari. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!